La festa della poesia alle Tremiti è ormai appuntamento immancabile. La nave dei poeti partita da Termoli è arrivata alle Diomedee, una ricorrenza che a fine estate si ripete grazie al gruppo dei poeti al meridiano guidati dalla poetessa Rossella De Magistris. È stato meraviglioso, ci siamo tornati dopo l'anno scorso, siamo stati molto più numerosi, la poesia ha trionfato con musiche e canti, siamo stati veramente tanto bene. È stata una giornata meravigliosa. Il sole splende, i riflessi abbagliano ogni tanto, tra cielo e terra il contesto marino incanta, una purezza naturale. L'evento culturale, giunto alla 13ª edizione, si è svolto proprio tra queste meraviglie, tra guizzi di luce, pensieri liberi e ombre di pini. Abbiamo il compito, ha detto la sindaca Annalisa Lisci, di far capire a chi ha un cuore mosso dall'arte che Tremiti è un posto ideale per occuparsi della cultura. Poeti appassionati, giunti anche da tanto lontano, declamati in una cornice straordinaria, versi profondi, toccanti, veri. Le nostre emozioni sono state esternate in questa cornice magica, le isole del mitico Diomede, una natura selvaggia che ci ha ispirato ulteriormente, posso dire, e ci ha fatto capire che poi la poesia unisce, è un sentimento nostro interiore che diventa, non voglio essere presuntuoso, direi universale. Il messaggio comunque è sempre quello di amore, perché quando si scrivono le poesie si parla e si scrive d'amore. Ma l'amore è a 360 gradi, non l'amore quello che noi pensiamo, anche quello che noi pensiamo verso una compagna, verso una moglie, ma anche l'amore verso gli altri, verso la natura che qui oltre che a Termoli, anche sulle isole Tremiti si manifesta fortemente. È stata un'esperienza esaltante. È pregna di poesia, di immaginazione, di natura, di bellezza. Sono parole che ricorrono, ma non sono retoriche, sono parole che si concretizzano ogni giorno, ogni volta di nuova vita, della novità della vita.